Cala il sipario sul Festival Motomundi dedicato al clima e all'ambiente a Cavriglia in provincia di Arezzo. Tre giorni in cui non sono mancati spunti, riflessioni e dibattiti, a cominciare da venerdì sera con il talk show sulle politiche di risanamento ambientale e poi questo sabato il workshop su energia, climate change e geopolitica, per arrivare così all'ultima serata con le consegne dei riconoscimenti a Filippo Giorgi, premio Nobel per la pace e climatologo, e al cantautore Sting, collegato in videoconferenza. Ma è importante, ci abbiamo lavorato con determinazione, con convinzione, lo volevamo fare a Cavriglia in tutti i modi perché Cavriglia è un simbolo di un territorio che ha dato molto alla nostra comunità ma che è stato profondamente ferito, è un territorio che negli ultimi anni ha avuto una sua vendetta, tra virgolette, un suo riscatto, perché è un territorio nel quale sono stati realizzati impianti fotovoltaici, efficientamento energetico, efficientamento delle scuole, però lo volevamo fare a Cavriglia per lanciare un segnale anche di sensibilizzazione alle nuove generazioni, un segnale per il futuro, perché credo che tutti ci dobbiamo impegnare con comportamenti diversi, singoli, in tema di ambientali. Credo che però la parte più importante, più determinante la debba fare la politica. La politica deve assumersi delle responsabilità che ancora non pienamente ha fatto, che comunque non ha sempre fatto, in termini ambientali.